Ciao a tutti, avete mai sentito parlare del cosiddetto Maryland Bridge come protesi dentale, quindi come soluzione protesica? Fondamentalmente questo che si vede in questa foto è il Maryland Bridge, che è costituito appunto dal falso dente, che è praticamente un dente che viene realizzato generalmente in laboratorio, che può essere in ceramica, in zirconio o alle volte anche in composito, e poi le cosiddette metal wings, cioè le alette metalliche, che generalmente appunto sono di metallo. Alle volte si può fare una struttura, in alcuni casi metal free, quindi possono appunto non essere in metallo, ma in fin dei conti il Maryland Bridge non è altro che una protesi parziale fissa usata per sostituire gli incisivi laterali mancanti. Quindi l'indicazione assoluta è proprio rappresentata dalla genesia del laterale superiore, che può essere appunto congenita, oppure non proprio una genesia, ma la perdita del laterale a seguito di traumi sul volto. Quali sono le differenze con un ponte dentale tradizionale? Il fatto che la preparazione sia minima, e in più è indicato soprattutto per i settori anteriori e meno per quelli che sono invece i settori posteriori, e permette la sostituzione al massimo di un elemento dentale. Più di un elemento, diciamo, non è possibile, più di un dente non è possibile andarlo a sostituire attraverso l'impiego del cosiddetto Maryland Bridge, fondamentalmente. Scusate l'errore, materiali impiegati, queste slide le scrivo diciamo spesso quando finisco di lavorare, di fretta eccetera, quindi qualche errore ci può sempre essere e ovviamente vi chiedo scusa. I materiali impiegati sono appunto i metalli, in particolare l'acciaio, stainless steel, che va a costituire le alette e poi anche la struttura interna del Maryland Bridge, che viene chiamata appunto framework. Poi c'è la ceramica, che è un materiale biocompatibile, estetico e che non favorisce l'accumulo di placca. Alle volte al posto della ceramica si possono utilizzare dei compositi rinforzati in fibra di nuova generazione, che sono appunto molto resistenti alle forze masticatorie. Ma per poter applicare un Maryland Bridge, il paziente deve avere una buona igiene orale e non devono esserci carie sui denti pilastro. Cosa sono i denti pilastro? Sono quei denti che saranno sfruttati per appoggiare fondamentalmente le alette del Maryland Bridge. Quando quindi si può eseguire? Quali sono le indicazioni cliniche? La sostituzione di un elemento dentale mancante, come abbiamo detto prima, è generalmente un incisivo laterale superiore, anche se alle volte può essere anche un incisivo laterale inferiore o un qualsiasi altro dente anteriore, dei settori anteriori praticamente. Secondo requisito, seconda indicazione più che requisito, è appunto i settori anteriori. Nei settori posteriori il Maryland Bridge non si può eseguire, in quanto nei settori posteriori i carichi masticatori sono elevati e si rischierebbe di avere la rottura del Maryland stesso. Allora nei settori posteriori si opterà per un altro tipo di riabilitazione, di ricostruzione, di restauro, che viene chiamato California Bridge, che è molto simile ad un intarsio. Poi, terza indicazione clinica, deve esserci comunque una buona quota di smalto, perché noi dobbiamo preparare le superfici palatali a livello del cingolo, dell'incisivo centrale superiore e del canino superiore solitamente. Però non si può andare a preparare in dentina, altrimenti si andrà a creare una notevole sensibilità dentale, un rischio di esposizione pulpare, ma bisognerà andare a preparare nello smalto, quindi a rimuovere quello che è lo smalto. E per valutare se c'è un buono spessore di smalto bisognerà comunque seguire un RX prima, e poi deve esserci una salute orale generale idonea. Quando invece il Maryland Bridge non si può eseguire, come ho detto prima, se ci sono delle edentulie multiple, cioè se mancano più denti, se si tratta di denti posteriori, come ho detto prima, in presenza di affollamento dentale, in quanto gli spazi protesici sono ovviamente esigui, in quel caso a volte si può eseguire, dipende poi anche dalle disponibilità economiche del paziente, un'ortodonzia preprotesica, creare lo spazio e inserire il Maryland, per esempio. In presenza di affollamento dentale, quindi no. In presenza di carie sull'abutment, cioè sui denti pilastro, non si può eseguire. In presenza di morso profondo, quindi di deep bite o di overjet notevole, è controindicato. O anche in presenza di parafunzioni come il bruxismo, perché provocherebbero una rottura del Maryland stesso oppure un debonding. E poi se ci sono delle allergie documentate a specifici materiali. Generalmente il Maryland Bridge viene utilizzato come soluzione protesica temporanea per sostituire i denti mancanti negli adolescenti.
in attesa del ponte definitivo o degli impianti con il raggiungimento della maggiore età. Perché il ponte definitivo e gli impianti non si possono eseguire prima del raggiungimento della maggiore età? Perché le basi ossee, quindi la mascella e la mandibola, crescono almeno fino a 18 anni, alle volte anche oltre 18 anni. Per quello gli impianti sotto i 18 anni non si possono fare. Quali sono le fasi? Le fasi sono molto semplici. Si preparano le superfici dei denti pilastro, si prende l'impronta. Alle volte il clinico può scegliere se utilizzare o meno un provvisorio, dipenderà dai casi, e poi ci sarà la cementazione del Maryland Bridge. Quali sono i vantaggi? Sostanzialmente la preparazione del Maryland è appunto una preparazione conservativa, c'è un basso rischio di avere un'esposizione pulpare o una sensibilità dentale dopo la preparazione, è un dispositivo protesico che garantisce una buona igiene orale da parte del paziente con dei costi aggredibili, cioè contenuti. I tempi alla poltrona rispetto alla realizzazione di un ponte multiplo, quindi di un grosso ponte, di un circolare per esempio, sono ovviamente contenuti. L'anestesia generalmente non è necessaria e può fungere anche da mantenitore di spazio. Gli svantaggi sono invece che alle volte l'estetica può essere ridotta perché possono trasparire le lette metalliche, allora in casi particolari e selezionati si può eseguire un Maryland Bridge metal free, cioè privo di metallo praticamente, solo in zirconio. La durata è limitata, in genere dura 5 anni, per questo motivo che si utilizza soprattutto in situazioni di attesa. Ci può essere il rischio di frattura del framework o anche della porcellana, ci può essere anche il rischio del debonding, cioè della decementazione. Le volte si può andare a cementare proprio con dei compositi particolari o con degli adesivi. Molto spesso i pazienti chiedono quando si deve rimuovere il Maryland Bridge. Ovviamente quando si può fare la riabilitazione protesica definitiva o quando c'è una sensibilità dentale, una carie, si va rimosso. Se capita che dovesse muoversi il Maryland Bridge o che se ne venga proprio, bisogna recarsi quanto prima dal proprio dentista, perché poi riapplicarlo dopo un lungo lasso di tempo potrebbe essere problematico in quanto i denti si spostano e potrebbe non entrare più. Se uno ha altri problemi di salute, ovviamente spero di no, può comunque eseguire la risonanza magnetica in presenza del Maryland Bridge all'interno del cavo orale. Inoltre non provoca delle recessioni gengivali, a meno che non ci siano dei fattori predisponenti alla malattia parodontale come il fumo, il diabete, l'ipertensione, eccetera. Bene, con questo video ho terminato, vi ringrazio per averlo visto, se l'avete visto, se avete domande potete lasciarle nei commenti. Ci tengo sempre a precisare che questo video è rivolto a colleghi odontoiatri o studenti di odontoiatria che vogliono confrontarsi, ma anche in questo caso di questo video a pazienti che vogliono appunto capire cosa sia il Maryland Bridge e quando sia indicato. Grazie a tutti.